L'Inter sabato a Milano, questa mattina nuovo contatto tra il presidente Ghirardi e Del Neri. Del Neri che sembra però rimanere sulla propria posizione, cioè di rendersi disponibile a partire da giugno. L'alternativa sarebbe quella di Donadoni sulla panchina del Parma. Le decisioni finali comunque saranno prese entro la giornata di oggi, entro il pomeriggio. Il pressing di Tommaso Ghirardi su Gigi Del Neri è ripreso telefonicamente questa mattina. È direttamente il presidente ad aver assunto in mano la situazione nelle ultime ore. A nulla per il momento sono valsi gli inviti alla calma da parte dell'amministratore delegato Pietro Leonardi. Il tecnico friulano per adesso non ha ancora ceduto. Con Ghirardi è stato molto cortese, ma preferirebbe accettare la panchina del Parma solo a partire da giugno. Questo quanto ribadito, pur non in maniera granitica. La trattativa, insomma, è in corso. Nel calcio, come nella politica, nulla è irremovibile. Il presidente vuole, dal canto suo, un allenatore di carattere e di esperienza che gli dia ampie garanzie per il breve e per il lungo periodo. L'alternativa numero uno risponde al nome di Roberto Donadoni, figura di prestigio, anche se di curriculum non particolarmente brillante. Walter Zenga, pur smentendo qualsiasi contatto, si è detto onoratissimo dell'accostamento al club ducale, mentre Gigi Apolloni accetterebbe l'incarico anche solo per pochi mesi. I dubbi dovrebbero essere sciolti a breve con l'ufficializzazione dell'esonero di Franco Colomba, che questa mattina si è presentato al raduno organizzato dall'Associazione Arbitri a Roma tra direttori di gara, tecnici e dirigenti. È solo mister, gli ha domandato un cronista. Più solo di così la risposta sibillina del tecnico. Da Pione a Ranieri, da Di Carlo a Cooper, a Mando, da Cagni a Guidolina, da Marino a Colomba, quanti cambi sulla panchina ducale sotto la gestione Ghirardi, che evidentemente, rispetto dei proclami, non riesce a dare vita ad un progetto solido e duraturo. Troppo facile, ma va fatto, ricordare che un allenatore di livello, in grado di ottenere risultati e di valorizzare al massimo i giocatori a disposizione, il Parma lo aveva. Un allenatore che risponde al nome di Francesco Guidolin. Ecco, il Parma avrebbe dovuto fare di tutto per trattenerlo, invece lo si accompagnò alla porta senza pensarci troppo su, in nome di un progetto diverso, quello del calcio propositivo di Pasquale Marini.